Ciao ragazzi, sono Falcon e ora oggi sono qua con un nuovo video. Un po' così, senso, non proprio felicissimo di farlo, perché parliamo del rinvio di Far Cry 6 e anche di Rainbow Six Quarantine. Due titoli particolarmente attesi, soprattutto Far Cry 6, che però purtroppo arriveranno a data da destinarsi, nel senso che sono stati posticipati al prossimo anno fiscale e di conseguenza non li vedremo prima del 21 inoltrato. Il prossimo anno fiscale infatti va da aprile 2021 a marzo 2022. Di conseguenza i due giochi potrebbero arrivare in qualsiasi momento, compreso fra questi 2 mesi. E sì, è una notizia che a tanti potrebbe non dire niente, a chi insomma stava aspettando Far Cry 6 come una sorta di nuovo messia, ecco, un pochino causerà un po' di tristezza, ecco, mettiamola così. Però, diciamo che tutti quelli che pensano che Ubisoft abbia rimandato il gioco perché ci sono dei problemi, probabilmente dopo quello che sto per dire, cambieranno idea. Semplicemente perché a quanto pare Ubisoft avrebbe semplicemente ridistribuito le sue uscite per coprire meglio il mercato. Banalmente, non ci sono grandi motivazioni dietro, ma è semplicemente per evitare un sovraffollamento di produzioni proprie in periodi in cui magari potrebbero non rendere tanto quanto Ubisoft vorrebbe. Questo perché noi il 10 inizieremo con Valhalla, dopo aver già visto Watch Dogs Legion. Il 10 novembre arriverà Assassin's Creed Valhalla. Poi il 12 novembre arriverà un altro gioco, sempre Ubisoft, che è Just Dance 2021, che non è il AAA, però comunque è un titolo della compagnia che solitamente vende anche abbastanza bene. Poi il 3 dicembre sarà la volta di Immortals Fenyx Rising, il mix tra Zelda e God of War, che anche qui ci riporterà in contesto open world, ma in maniera abbastanza diversa rispetto a quello a cui ci hanno abituato Watch Dogs Legion, e ci abituerà poi appunto Assassin's Creed Valhalla. Quindi ennesimo prodotto che Ubisoft spera di, insomma, vendere anche abbastanza bene, per cui il Natale sarà coperto anche da questo ulteriore prodotto. Poi il 21 gennaio arriverà Prince of Persia Remake, il controverso e tanto che ha creato Prince of Persia Remake, che tanto ha fatto parlare di sé per una veste grafica non propriamente in linea con le migliori aspettative del pubblico, ma comunque un prodotto che per forza di cose, vuoi anche solo per il nome, avrà comunque un buon impatto sul mercato. E poi il 25 febbraio sarà la volta di quello che secondo me sarà uno dei titoli più interessanti del panorama Ubisoft e non solo del prossimo anno, ovvero Riders Republic, il titolo multiplayer che in un certo qual modo all'epoca, quando fu annunciato, definimmo un po' una sorta di Fall Guys sportivo, semplicemente perché sarà un insieme di discipline sportive che faranno da sfondo a competizioni multiplayer a larga scala, insomma, dove noi potremo affrontarci nei modi più disparati. È un titolo molto intrigante che sembra incarnare un concept particolarmente interessante per quanto riguarda un contesto che ormai abbraccia a piene mani il multiplayer, insomma, un titolo su cui io personalmente punto tantissimo e su cui credo che la stessa Ubisoft voglia puntare tanto nella prossima annata. Di conseguenza, diciamo che Far Cry 6 e Rainbow Six Quarantine avrebbero rischiato di oscurare un po' altre produzioni su cui magari Ubisoft vuole provare a investire tanto anche a livello di marketing, e di conseguenza si è scelto di ridistribuirle per periodi in cui appunto non sono previste altre cose. Io ripeto, sono un po' triste perché insomma, Far Cry con Giancarlo Esposito, per quanto non ci sia l'italiano a livello di audio, ma appunto solo localizzazione, era un progetto che mi intrigava tanto anche per il discorso dei finali multipli, insomma sembra essere un Far Cry veramente nuovo nel taglio, nell'approccio, nella regia e un po' in tutto, per cui è un progetto interessante, ma insomma credo che anche questo piccolo rinvio, piccolo poi non si sa bene di quale entità sarà il rinvio, ma appunto un rinvio possa contribuire a rendere il progetto ancora più interessante di quanto magari già non sia in origine. Stesso discorso per Rainbow Six Quarantine, che vedremo in un momento non meglio precisato, ma appunto resta il fatto che c'è tutto il tempo per goderselo, anche perché Rainbow Six attualmente non sembra necessitare di sostituti, per quanto sta andando alla grande ancora adesso. Ed è il classico Game as a Service che poi ne ha ispirati mille altri. E per chiunque se lo stesse chiedendo, Skull and Bones non c'è più. Nel senso, non figura, non viene mai neanche nominato. Sappiamo che lo sviluppo è ripartito, sappiamo che appunto, è lì,
È lì che gravita in una sorta di limbo videoludico dimensionale in cui non si sa se ne uscirà mai, ed è un gran peccato, perché appunto era uno dei progetti secondo me più belli, più a fuoco, più intriganti, più stuzzicanti, più originali, ecco, del parco titoli Ubisoft, e ovviamente è l'unico che ha fatto la fine che ha fatto. Vabbè, comunque sia, speriamo che prima o poi Skull & Bones esca da qualsiasi buco in cui è stato ficcato e possa finire nelle nostre mani per regalarci l'esperienza nautica definitiva. Insomma, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo rinvio di Far Cry 6, di Rainbow Six Quarantine, se siete contenti, se non ve ne frega niente, se pensate che in realtà ci sia qualcosa sotto, perché sì, può essere che ci stanno gli impicci, però appunto io adesso realisticamente e seriamente parlando credo che non ci sia niente di strano, ma semplicemente una ridistribuzione degli asset affinché appunto tutto possa rendere al meglio, e solamente il tempo ci dirà se Ubisoft avrà fatto bene oppure no a distribuire le cose in questo modo, anche e soprattutto considerando il fatto che, come poi abbiamo visto nel caso di Assassin's Creed Valhalla con un video dedicato, la compagnia investirà anche tanto sul supporto post lancio delle sue produzioni principali. Assassin's Creed da una parte, arriveranno anche cose per Watch Dogs Legion, insomma, l'utenza più vicina a Ubisoft avrà comunque tanto materiale su cui intrattenersi nel corso del tempo. Speriamo che Far Cry 6 comunque non arrivi chissà quanto più tardi, perché, e questo senza contare Beyond Good and Evil 2, che pure quello è lì. Siamo in attesa della fumata bianca, che il porco faccia la fumata bianca. Vediamo. Il porco qui, il personaggio, non era un'allusione a nessuno, ti ho visto prima che gente possa pensare male. E ragazzi, fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima.